Campione italiano che ha vinto due Giri d'Italia consecutivi, 62 e 63. Questo è uno dei suoi record. Franco, ti devi accomodare di qua. Dove vuoi tu? Signore e signori, adesso è fondamentale al Giro d'Italia perché ha la responsabilità di tutte le partenze, ma è stato fantastico quando correva. Pietro Zignoli! Metterlo secondo del Giro, ma anche la maglia gialla che comprasse 1970. Prego, secondo al Giro, ma vincitore di tante belle cose in gioco. Non ha fatto vincere, non ha vinto, ma ha fatto vincere tantissime gare, tanti campionati del mondo. È il principe del microfono, è un po' l'immagine del ciclismo. Davide Cassani, commissario. Oh! Li ha vinti soprattutto in salita, li ha vinti perché lui amava andare senza ragionare troppo. Quando vedeva la strada che saliva si caricava di emozione, si caricava di forza e alla fine è riuscito ad imporsi in splendidi Giri d'Italia. L'avete capito di chi sto parlando? Di Gilberto Simoni! E adesso il falco di Rovetta, andava fortissimo in salita ma in discesa non lo prendeva nessuno. Paolo Savoldelli. Scoperto che Alvio Cattellino è riuscito a unire anche tutti gli ex commentatori Rai. È vero, l'altro Rai. È vero. Non è come l'avevamo citato prima. Fantastico, meraviglioso. E adesso i ciclisti e i corridori che sono naturalmente in grande attività. È inutile che ti ricordi della sua meravigliosa impresa alla Milano Sanremo. Lui è così, è genio e sregolatezza. Parlo di Filippo Pozzato. Ed ora Sascha Modolo. Grandissimo velocista, Andrea mi ha lasciato così all'improvviso senza che io sapevo niente. Ragazzi, oh! È bello della diretta, bravo! Insomma, dire che. È un grande velocista attuale, sta dando delle soddisfazioni. Sì, però ti devi giustificare con me. Certo, è un corridore attuale, lo sappiamo benissimo, ha già dimostrato delle grandi doti e speriamo che quest'anno sia un'annata eccezionale per lui. Licenziato, bravo. Come sono andato? Perfetto. E allora fa parte della dinastia meravigliosa di Francesco Moser, e non solo naturalmente. Lui è giovane, ma ha tanto di quel talento che è stato adocchiato fin dalle categorie minori da tutte le squadre World Tour più forti, a partire dal Team Sky, ma adesso corre con una squadra altrettanto forte. Naturalmente parlo del Team Canada, parlo di lui, di Moreno Moser. Moreno Moser, l'ultimo della grande dinastia di Moser, che ha cominciato con Aldo Moser. Ed ora Diego Rosa, facciamo un grande applauso. Questo ragazzo ha dimostrato di avere un talento incredibile e siamo contenti di applaudirlo. Diego Rosa, ricordiamo della Milano Torino dello scorso, di Fabio Aru che esultò insieme con lui. Esatto. Voglio dire che lo portò alla vittoria, perché la vittoria al successo c'è arrivato da solo. Certo. Ma sicuramente è un ragazzo che ha talento e che evidentemente è stato anche, come dire, accompagnato al successo dal suo capitano, dai suoi capitani. E adesso nel futuro prossimo Beppe Conti. Che cosa c'è per C'è una bella notizia che lo riguarda, perché ai primi di marzo debutta alla Parigi-Nizza come capitano della Astana. Io ho saputo questo.
sei il capitano della squadra. Sei più bravo, con il senso libero, te lo diciamo adesso. Grazie, è fantastico. Abbiamo deciso noi. Uno, non lo sapeva. Non lo sapevi? No, non sto scherzando, non lo sapeva. Ma noi le notizie le diamo sempre in anticipo, se no è fantastico. Che mestiere facciamo? Meraviglioso. Bene, allora andiamo avanti. Per me, sapete quando il cuore a livello epidermico, io non so che cosa, ma qualcuno ti è più vicino di altri per alcuni motivi, o comunque hai più feeling rispetto ad altri. Beh, io con questo ragazzo ho un feeling meraviglioso, perché lo conosco da tanti anni, ma soprattutto un ragazzo che mi ispira proprio simpatia. Lui è uno dei gregari più fidati dei due mega capitani della Stana, quindi di Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ma è riuscito anche a vincere a Giro d'Italia, tanto importanti, e quando ha vinto lo stesso Fabio Aru si è messo a piangere, perché ha vinto lui, ha vinto Paolo Tiralongo. Qualche mese ti sei parlato, no? Sì, tu hai 30. Vai, a posto, va bene, sì, è così. Siediti pure. Ed ora un cavallino di razza, già due podi al Giro d'Italia. E poi attenzione, ha già vinto la Vuelta, ha dimostrato testa e carattere. Un grande applauso a Fabio Aru. Che è stato bravissimo proprio con la testa, ha mantenuto la concentrazione, ha beccato due tappe dove purtroppo le gambe non giravano, succede, e lui è stato bravissimo in quel momento, forse anche un po' abbandonato, ma come si dice, sinceramente ha tenuto botta e poi ha vinto due tappe bellissime. Grande Fabio, un applauso a te. Non voglio chiudere con i numeri, perché i numeri sono freddi. È inutile che vi dica che stiamo per chiamare Vincenzo Nibali. Bravo. Come foste proprio compagni di squadra, amici, non rimane. Ho messo 40 minuti per chiamarli tutti. Un disastro. Mai visto, no? Parterre de roi così. C'era il nostro grande Adriano Pisani, c'era il parterre de roi. Guarda che roba. Sì. Signori, sono tutti qui, giovani e meno giovani, tutti campioni. Campioni di ieri e di oggi, coloro che hanno fatto la storia, che hanno scritto la storia del ciclismo, e coloro che la storia del ciclismo la scriveranno. Perché questi ragazzi, non solo loro, ma anche loro,